Questa è la bellissima Leopoli, la prima grande città ucraina che si incontra entrando dalla Polonia, neanche 70 km dal confine. La chiamano la piccola Parigi e ha ragione, perché è veramente una perla, un museo a cielo aperto, e il centro storico del 1300 è diventato, non a caso, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dopo l'aggressione russa del 24 febbraio, la città era stata fortificata, i suoi monumenti preziosi messi in sicurezza. Poi la guerra si è spostata 1000 chilometri a nord e ad est e Leopoli si è salvata. Ma a ricordare a tutti che la guerra continua e in maniera feroce sono queste immagini. I parenti arrivano per primi, con i fiori in mano. È il fratello di mio marito, è morto sul fronte a Severodonetsk. Lascia la moglie e due bambini piccoli di 5 e 10 anni. Era un uomo dolcissimo, non so come faremo senza di lui. Le tante vite sono rovinate. E bambini che non avranno mai più il papà. Poi ce ne sono tanti altri che fanno i funerali qui ogni giorno, no? Sì, e mi pare che ieri è stato 5 persone. È più giovane che aveva 18 anni. È una tragedia grandissima. Il fatto è che quando sono arrivato in Ucraina, a fine giugno, era in corso l'offensiva russa nella regione del Donbass. Gli ucraini avevano appena perso la città di Severodonetsk. Era cominciata l'offensiva contro la città di Luhansk. Le forze ucraine difendevano metro per metro le posizioni, i russi bombardavano a tappeto e Zelensky parlava di 100 morti al giorno e centinaia di feriti. Una carneficina. Ecco perché ogni giorno Leopoli è attraversata dai feretri dei soldati. Ogni giorno a Leopoli piangono e si disperano i parenti. E quando i soldati morti sul fronte lasciano la chiesa per arrivare al cimitero, tutta la città di Leopoli si ferma in loro onore. Succede a Leopoli, ma anche nei piccoli villaggi della regione che attraversiamo e da dove sono partiti i tanti soldati per il fronte dell'Est. Sventolano le bandiere dell'Ucraina e tutta la gente del villaggio partecipa al dolore dei parenti. A Leopoli, la sezione del cimitero dedicata ai caduti di questa guerra cresce sempre di più.
Ma c'è un'altra guerra che preoccupa molto le agenzie dell'ONU presenti in Ucraina. È la guerra del grano, del pane, la povertà che ogni mese di conflitto aumenta sempre di più. Qui siamo nella sede di Leopoli della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che da quando è scoppiata la guerra aiuta e protegge gli agricoltori e le tante famiglie che hanno dovuto abbandonare le zone dove si combatte. Noi seguiamo da vicino 30.000 famiglie in tutta l'Ucraina e 300 qui nella regione di Leopoli. Sono famiglie che vivevano in zone rurali, con un po' di terra su cui producevano il cibo per la loro famiglia. Ed è una parte importante dell'economia ucraina, questa? Sì, perché un terzo della popolazione ucraina vive nelle zone rurali. Appena si esce da Leopoli, la campagna ti viene addosso con una forza incredibile. Fatta del colore dei campi, della luce del cielo, della dimensione incredibile dei terreni coltivati che scorrono a perdita d'occhio. Delle onde del grano provocate dal vento. Qui all'ovest, a fine giugno, il grano è ancora verde. Mancano parecchie settimane al raccolto di una semina che è stata fatta quando ancora nessuno poteva immaginare che sarebbe scoppiata la guerra. Questo è il villaggio di Klopčice, uno delle migliaia di piccoli paesi della regione di Leopoli. Qui sono arrivati decine di bambini e donne dal fronte dell'est. Vengono ospitate dai contadini del villaggio. Chiunque ha una stanza in più si offre per solidarietà. La signora Lilia è stata la prima e si è presa in casa Elena Vassilieva, una donna di 34 anni con i suoi due figli. Il secondo, piccolo piccolo, di un anno e quattro mesi, mentre il marito è rimasto al fronte. Elena è scappata dalla regione di Visnev, vicino a Kiev, teatro di combattimenti. La mia casa è ancora in piedi, ma tutto intorno hanno bombardato. Quando Elena è arrivata qui non aveva niente. La FAO le ha fornito assistenza, soldi e i semi per piantare 300 kg di patate. Sono queste piante belle verdi, le ha seminate nell'orto di casa. Per noi queste patate sono veramente importanti. Quando abbiamo lasciato la nostra casa, non sapevamo neanche dove saremmo finiti a vivere. Queste patate per me sono il futuro. Non ho niente, non so quando torneremo a casa, ma abbiamo 300 kg di patate. Li posso dare ai miei figli, avranno sempre da mangiare. Queste persone hanno veramente bisogno di tutto. Quando Elena è arrivata qui, era nel panico più totale. Mi ricordo che appena l'abbiamo accolta, ha cominciato a piangere. Nessuno di loro sa quando tornerà a casa, ma almeno hanno salvato la vita dei loro figli. Le campagne della regione di Leopoli sono piene dei profughi della guerra. Le loro storie raccontano di un paese che ha smesso di vivere, di città abbandonate, di salari che non arrivano, di campagne che nessuno lavora più, di terre abbandonate. È terribile quello che sta succedendo. Oggi mio marito e i miei genitori sono rimasti chiusi nel seminterrato per ore e ore, perché non si poteva uscire per i bombardamenti continui. La signora Lina è venuta qui con questi due bellissimi ragazzi. Ha dovuto lasciare di corsa la città di Mykolaiv, uno dei porti strategici sul Mar Nero, diventato obiettivo delle forze di Mosca, che lo stanno bombardando con l'artiglieria e con i missili. E naturalmente ci vanno di mezzo i civili. Questo che vedete è uno dei palazzi colpiti. Un missile ha distrutto tre piani. I soccorritori tirano fuori dalle macerie morti e feriti. A Mykolaiv ormai non c'è neanche più l'acqua potabile. La gente è costantemente alla ricerca di un po' di acqua da bere. Questa è la situazione. E quante persone sono rimaste in città? Neanche il 40%. Gli altri sono tutti scappati.
La signora Natalia è l'ultima arrivata, è scappata dalla città di Lishansk appena in tempo, perché mentre ci incontriamo le forze russe, dopo aver conquistato Severodonetsk, stanno bombardando Lishansk a tappeto. Natalia è arrivata con il figlio e ha perso casa, lavoro e stipendio. Facevo l'insegnante di informatica. In questa casa non potremo passare l'inverno perché non è il riscaldamento. Dovrò trovare una nuova casa e anche un lavoro. Questa è la mia più grande preoccupazione. Ma se volete capire veramente quanto è forte l'ondata di povertà che ha investito l'Ucraina in pochi mesi di guerra, venite con me a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Una vera e propria metropoli con 5 milioni di abitanti che si sviluppa su 5 colline ed è attraversata dal fiume Dniepr. Nell'estrema periferia nord della città si trova questo enorme deposito. Questo magazzino era un hub per le merci, ma da quando è cominciata la guerra è stato riempito di derrate alimentari. Tonnellate e tonnellate di cibo che serve a sostenere gli ucraini che non hanno più da mangiare. È gestito dall'agenzia dell'ONU, il World Food Program, il programma alimentare mondiale. E il bisogno è talmente alto che questo non è l'unico grande deposito in Ucraina. Abbiamo 7 magazzini come questo in tutto il paese. E quanto cibo fornite agli ucraini? Solo da questo magazzino escono 20.000 razioni familiari al giorno. A giugno abbiamo distribuito una razione familiare a 610.000 persone. Cosa c'è dentro ad ogni razione? In ognuna di queste scatole c'è la pasta, c'è il riso, l'olio vegetale, poi c'è la carne in scatola. Ogni pacco ha 30 pasti a persona per un mese ed è calcolato per fornire un fabbisogno di 2100 calorie al giorno. E a 4 mesi dalla guerra la domanda aumenta? Sì, questo mese arriveremo a quasi 1 milione di razioni distribuite. Ma cosa è successo all'economia dell'Ucraina in pochi mesi di guerra? Come mai non c'è cibo a sufficienza in un paese così ricco di agricoltura? Molte delle persone che lavorano qui oggi sono sfollate da zone colpite dalla guerra. 5 milioni di persone hanno perso il lavoro a causa di questa guerra. 12 milioni di persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Abbiamo una situazione in cui il PIL di questo paese si è contratto del 45%. Quindi secondo lei l'Ucraina rischia il default se la guerra continua? Non c'è dubbio. La guerra è già costata a tutt'oggi 105 miliardi di dollari. Siamo già al punto di rottura. La gente ha fame. Un ucraino su 5 soffre di grave insicurezza alimentare. Ecco l'incredibile paradosso. Prima della guerra il programma alimentare mondiale si rivolgeva all'Ucraina per comprare il cibo da distribuire alle popolazioni affamate dell'Africa. Oggi deve distribuire da mangiare agli ucraini. Come è potuto succedere? Per rispondere a questa domanda lasciamo la capitale Kiev e corriamo verso l'estremo sud dell'Ucraina, a sinistra del fiume Dniepr, in direzione Mar Nero, in direzione Odessa. 600 chilometri lungo questa autostrada, ora vuota a causa della guerra. Mano a mano che scendiamo verso il mare, il clima cambia e anche il colore dei campi. Il giallo dei girasoli. L'Ucraina è il secondo produttore al mondo di olio di girasoli. Il verde intenso degli sterminati campi di mais. E soprattutto il giallo dei campi di grano. Infatti qui al sud è già cominciata la mietitura. L'anno scorso l'Ucraina ha avuto una produzione record di 88 milioni di tonnellate di cereali e 2/3 di questa era destinata all'esportazione. Al centro di tutto il sistema ci sono questi enormi silos. Qui dentro finisce il raccolto. Sono migliaia in tutto il paese e li vediamo dappertutto. Sono il cuore di tutta l'industria agricola dell'Ucraina. Sono stati costruiti vicino agli snodi ferroviari in modo da poter caricare i cereali direttamente sui vagoni merci.
I treni rappresentano il secondo punto di forza di questa industria. 23.000 chilometri di binari che trasportano le decine di milioni di tonnellate di cereali dirette ai porti del Mar Nero per l'esportazione. Un sistema che prima della guerra era perfetto, in grado di portare alle navi container tutto il grano dell'Ucraina in pochissimi giorni. Per mettere in ginocchio l'economia ucraina, quindi, i russi hanno cominciato ad attaccare proprio il sistema ferroviario. Hanno colpito le nostre infrastrutture con attacchi missilistici mirati. Abbiamo già avuto 170 morti tra il nostro personale ferroviario uccisi dai russi. Su 23.000 chilometri di binari, 7.000 sono stati distrutti e i russi hanno bombardato 70 ponti. È proprio l'industria dell'agricoltura nel mirino delle forze armate russe. Questa è la strada che ci porta nella regione di Cherniv. Rimasta per 2 mesi sotto occupazione russa e teatro di feroci combattimenti da questa strada, i russi poi si sono ritirati oltre confine, ma hanno lasciato, come vedete, distruzione e mine dappertutto. Ecco perché il 20% di questi terreni non può essere lavorato, perché va ancora bonificato. Ma i russi hanno fatto ancora di più, hanno bombardato il cuore dell'industria dei cereali, i grandi silos della regione. Questo è uno degli impianti della Grain Alliance, società svedese che opera in Ucraina. Ne ha altri 5 grandi così, in grado di contenere, pensate, 260.000 tonnellate di cereali. A fine marzo i silos sono stati centrati dai missili russi. Ecco, vedete il foro d'ingresso. Adesso stiamo aspettando la perizia degli ingegneri per sapere se possiamo usare il silos, perché ci sono anche danni alla struttura ed è possibile che l'inverno prossimo non resista al carico di neve o al vento. Da dove li hanno lanciati i missili? Hanno sparato da una distanza di 20 km da qui. E vi hanno colpito per sbaglio o eravate proprio voi l'obiettivo? No, no, è stato un attacco deliberato alle nostre infrastrutture. Questi sono i resti di uno dei 4 missili che ci hanno lanciato. Mica uno, 4. Gli altri li abbiamo consegnati alla polizia e all'esercito ucraino. Così possono capire di quale arma si tratta. Ecco le immagini girate dalla Grain Alliance il giorno dopo l'attacco. Quel giorno i missili hanno colpito anche un altro grande silos nella stessa regione. Il colpo di grazia però all'industria dei cereali i russi lo hanno fatto bloccando quasi tutti i più importanti porti ucraini sul Mar Nero. Da qui partiva il grano per arrivare nel mondo intero. Quando arriviamo ad Odessa, troviamo una città totalmente chiusa. Il porto è zona rossa, nessuno può avvicinarsi, solo i militari. E nel mare, una volta più trafficato al mondo, oggi non passa neanche una nave. Più di 100 navi al giorno arrivavano e partivano dai porti ucraini sul Mar Nero. Ksenia Pidruchna, direttrice della principale associazione dei trader che lavorano sul Mar Nero, ci racconta la dimensione del tracollo economico provocato dal blocco dei porti. La nostra capacità di esportazione era di 150 milioni di tonnellate all'anno e i nostri esperti hanno calcolato che l'Ucraina perde ogni mese circa 6 miliardi di euro a causa del blocco dei porti. Ma il rischio più grande è che, a causa dell'impossibilità di esportare, tutta l'economia dei cereali si blocchi, anche per gli anni a venire. E stiamo parlando di un valore enorme. Lo scorso anno, con l'export del grano, l'Ucraina ha incassato 28 miliardi di dollari cash. Lei deve considerare che l'esportazione del grano è il settore economico più importante dell'Ucraina, perché è quello che fa entrare nel paese più valuta pregiata. Per Elisabeth Kidinienko, caporedattrice del sito kurkul.com, specializzato nell'analisi dell'industria agricola, il rischio è il collasso finanziario di tutto il sistema.
Il problema sono i soldi, perché tutti i nostri agricoltori lavorano per esportare, ma non potendo farlo perché i porti sono bloccati, hanno un problema di mancanza di risorse. E senza soldi non potranno portare avanti i lavori per l'anno prossimo. Qui a rischio c'è la raccolta del grano della prossima stagione. Quindi ci sono ancora tanti cereali invenduti nei silos? Sì, secondo i nostri calcoli si tratta di quasi 27 milioni di tonnellate. Milioni di tonnellate di cereali che riempiono i grandi silos dell'Ucraina. E quando tra poche settimane partirà la mietitura in tutto il paese, dove finirà il nuovo raccolto? Rimane una sola scelta possibile per gli agricoltori se continua il blocco dei porti: non mietere e lasciare il raccolto sui campi. Sarà quindi più conveniente perdere il nuovo raccolto e provare a vendere il vecchio. Questi sono i terreni coltivati da un'azienda agricola nella regione di Leopoli. Nonostante si tratti di 300 ettari a grano, qui in Ucraina viene considerata una piccola realtà. Ma il 40% di tutta l'economia del grano è fatta proprio da aziende come questa. Il signor Petro Vovk è il proprietario e ci porta subito a vedere il suo grano invenduto. Siccome i silos della regione sono strapieni, lo ha stoccato negli spazi liberi dei suoi magazzini. Ed eccolo qui, il prezioso grano, da cui dipende la vita di centinaia di milioni di persone nel mondo intero, dall'Africa al Libano. Il grano che manca sui mercati internazionali. Il grano il cui prezzo è schizzato alle stelle, il grano che però qui, in Ucraina, non vale più niente, perché all'estero non può arrivare e il prezzo sul mercato interno è crollato, ce n'è troppo di invenduto, al punto che conviene tenerlo qui, nei magazzini. Se lo vendo, ci rimetto. Il prezzo è la metà dell'anno scorso, mentre coltivarlo e raccoglierlo ci è costato il doppio. Carburante, fertilizzanti, elettricità, tutto è cresciuto. Ma il problema non siamo noi. Il problema sono i russi che vogliono distruggerci e che ci impediscono di esportare e vendere il nostro grano. Anche in Europa i prezzi sono alle stelle. Se non riusciamo a vendere il nostro grano ci sarà fame per tutti, per noi, per il mondo intero. Da quando è scoppiata la guerra, le ferrovie ucraine stanno facendo il possibile per portare più cereali fuori dal paese, sui mercati esteri, con i treni merci verso l'Ungheria, la Romania, la Polonia. E sono riusciti ad aumentare in pochi mesi del 300% la quantità trasportata, ma tutto questo ancora non basta a sostituire le 6 milioni di tonnellate di cereali che ogni mese partivano dai porti del Mar Nero. Perché in Europa lo scartamento dei binari è diverso, è più piccolo, quindi bisogna passare i cereali dai nostri treni merci a quelli europei. E poi c'è un altro problema: polacchi, ungheresi, rumeni e slovacchi non hanno tutti questi carri merci per i milioni di tonnellate del nostro grano. In questo momento abbiamo 40.000 carri merci in attesa di attraversare il confine e l'attesa può anche essere di 2 mesi. Lasciamo Odessa di prima mattina. Questa è la strada che ci porterà verso il Danubio, dove ci sono gli unici 2 porti ucraini ancora operativi. Questa che vedete invece è la fila di camion che aspetta di entrare in Moldavia. Una fila lunga 40 chilometri, perché tutte le merci che non possono più partire con le navi container finiscono su strada e intasano le frontiere. Per arrivare dall'altra parte, pensate, in Moldavia, i camionisti ci mettono dalle 3 alle 4 settimane. Passano 1 mese al bordo di questa strada. L'Ucraina è bloccata e tutto il traffico commerciale che sosteneva la sua economia cammina a passo d'uomo. Questa immensa laguna, invece, ci dice che ci stiamo avvicinando al Danubio. Ecco Izmail, la città sul fiume.
I camion con i cereali sono fermi, vedete, nei piazzali antistanti il porto fluviale, in attesa di poter scaricare. Ma la capacità di movimentare cereali qui è molto ridotta e ci vogliono 60 km di viaggio lungo il fiume per arrivare al porto di Costanza in Romania e da lì caricare sulle navi container. C'è un altro porto sul Danubio, a 45 km di distanza, si chiama Reni. Ecco la lunga fila di camion che devono scaricare sulle chiatte. Anche qui l'attesa prima di arrivare al porto è di 3 settimane. Una chiatta sta caricando il grano. Le altre sono all'ancora, in attesa che si liberi la banchina di carico. Sul Danubio, tra Ismail e il porto di Reni, non si arriva a muovere più di 500.000 tonnellate al mese. Tutte le strade alternative sono molto care e le quantità sono basse, quindi di fatto si allunga il tragitto, aumenta il tempo e crescono i prezzi. Pierre Vautier è il capo missione della FAO in Ucraina. Sono riuscito ad incontrarlo a Kiev, dove era tornato da un lungo viaggio nelle zone del conflitto. La FAO infatti sta facendo di tutto per sostenere gli agricoltori ucraini, perché se l'agricoltura ucraina va in default, il prezzo poi lo paga il mondo intero. Sono appena tornato da Kharkiv, la città sotto assedio, perché là c'è una banca di semi ucraini molto importanti, perché c'è il patrimonio genetico di tutta la principale produzione agricola ucraina. Dobbiamo quindi assolutamente salvare questa banca. Se la guerra continua poi e perdura il blocco dei porti, anche per la FAO il rischio più grande è di compromettere i prossimi raccolti. Il prossimo raccolto sarà di 45-50 milioni di tonnellate. Il problema è che ci sono circa 20 milioni di tonnellate di cereali invenduti che sono ancora nei silos. Dobbiamo fare in modo che gli ucraini riescano a vendere il loro grano. È importante per loro, ma anche per il mondo intero. Ci sono paesi che hanno bisogno del grano ucraino per alimentarsi e non ne possono fare a meno.